2009, per la mostra di Pesaro, avevo dedicato la personale ad Alberto Lattuada, che era morto già, quindi non c'era presente soltanto la moglie. Sono molto allora. Anche allora Lattuada non era un cineasta molto frequentato in Italia, motivo per il quale gli ho voluto fare questo omaggio. Che adesso Locarno faccia un altro omaggio e presumibilmente all'estero Lattuada è ancora meno noto che in Italia, mi sembra una cosa preziosa. Vorrei dirvi innanzitutto quali sono i film in assoluto di Lattuada che io preferisco personalmente. Sono Il delitto di Giovanni Episcopo, vado in ordine alfabetico, Senza pietà, Il mulino del Po, Anna, che è considerato in genere un film commerciale, e però secondo me è bellissimo, Il cappotto, La spiaggia, Dolci inganni, Mafioso, Venga a prendere il caffè da noi, Cuore di cane e O Serafina. Credo che tutti i titoli che ho menzionato trovino d'accordo la maggior parte dei critici. Meno forse l'ultimo, anzi non forse. Sicuramente O Serafina è un film sottovalutato. Sia il Morandini che il Mereghetti, i dizionari, gli danno soltanto 2,5 stellette. Significa che non lo ritengono uno dei migliori film di Lattuada, tutt'altro. Come Anna, anche O Serafina è un film, stando a quello che aveva dichiarato Lattuada, un film su commissione. Ma io credo che questo sia stato un vantaggio in un certo senso, perché ha liberato Lattuada da quel dover essere, cioè dovere esprimere se stesso in maniera come libera, che gli ha permesso di rivelare aspetti suoi che in altri film non emergono. Intanto, come spesso nel caso di Lattuada, lui si serve di un attore comico, Renato Pozzetto, in una veste non comica. Lo aveva già fatto con il partner di allora di Pozzetto, che era Cocchi Pozzoni, non vorrei sbagliarmi, in Cuore di cane, ma questa è una cosa normale in Lattuada. Lui prende degli attori comici come, non so, Renato Raschel nel cappotto, o anche dei cantanti, per esempio Adriano Celentano in Bianco Rosso E, per fargli recitare dei ruoli che non sono quelli che il pubblico normalmente si aspetta. O Serafina è una favola didattica, e direi che quello della favola didattica sia quasi un sottogenere nel cinema di Lattuada. Vuole dirci qualche cosa, ma lo fa in forma favolistica, senza insistere, come dire, sull'aspetto ti voglio fare una lezione su. È una favola didattica ed è una favola ecologica, una favola realizzata in un'epoca in cui non si parlava ancora molto di ecologia. Vede il Renato Pozzetto circondato da 2 donne che sono l'una l'opposto dell'altra, la cattiva, diciamo, e bruna Angelica Ippolito, e la bionda e buona Dalila di Lazzaro. In questa maniera c'è un equilibrio fra
i due aspetti femminili che ritornano spesso nel cinema di Lattuada. Non voglio insistere più di tanto, non vorrei che quando il film verrà visto dagli spettatori di Locarno, dato che non è considerato uno dei migliori, venga messo, come dire, da parte o venga saltato, perché è appunto in certi film minori che Lattuada svela degli aspetti di sé che in altri film più impegnativi, più personali dal punto di vista del modo di espressione, progetti che sono chiaramente di Lattuada, mentre invece altri progetti apparentemente non sono suoi, tra virgolette, ripeto, come Anna, che è stato un grande successo commerciale e per questo forse proprio sottovalutato, e O Serafina, che invece non è stato un successo commerciale ed è passato, come dire, senza che nessuno si accorgesse delle qualità di questo film. Io mi auguro che possa essere rivalutato dal pubblico di Locarno.